Dunque, nome? Emanuele. Andrea Bianchi. Età? 37, quasi 38. Spero che tu dica. 35, quasi 36. Situazione sentimentale? Alti e bassi, in questo momento molto basso. Quindi singolo? Non proprio singolo, però okay. Litigato il giorno di quello. Flavio e padre dei due figli. Ottimo. Uno dei due e uno di 6 mesi. I nomi? Flavio e Giulio. Quello di studio? Laureando e commercio. Laureando? Mi manca la tesi. Partito di appartenenza? Partito democratico. Santa Marinella. Santa Marinella. Lista civica, nazionale. Lavoro attuale? Imprenditore, ma io preferisco dire commerciante. Sono manager di una rete bancaria e mi occupo di distribuzione di prodotti bancari. Squadra del cuore? Forza Roma tutta la vita. Magica Roma, una cosa strana. Lavoro di fare da piccolo. Alessandro, domanda difficile. Volevo fare il giocatore di basket. La natura non è stata ricca con me, quindi... Ok, però meno male. Dico quello che faccio. Va bene, certo, ci mancherebbe. Sport o hobby che praticate, insomma? Amante dello sport. Gioco a tennis, faccio piscina e corro. Ottimo. I miei hobby invece non ho mai tempo di fare nulla e sono alla ricerca di tempo. Questo è il mio hobby. Bene, qui è una domanda da bollino rosso. Posizione sessuale preferita? Tradizionale uomo sopra e donna sotto, per una serie di ragioni, anche perché mi piace guardarle negli occhi mentre faccio l'amore. Wow, tutto ciò che non è scontato. Poi, un incubo che avete fatto? Allora, sono sincero, non faccio incubi, ma solitamente faccio sempre sogni, quindi non ho mai fatto incubi. Io mentre la notte praticamente vado in un stato catalessico, senza un sogno, no. Ok, c'è una volta in America di Sergio Leone. Ma io, chi mi conosce, sai che non sono un amante della musica e dei film, non ho un film né una canzone preferita. Ok, perfetto. Tre cose che cambieresti della politica locale? Ne cambierei di più di tre. Tre, allora, uno è che c'è troppo distacco tra l'amministrazione e i cittadini. Due, che il cittadino non si occupa per niente di quello che viene fatto in comune, quindi è menefreghista. E tre, ogni volta per vincere le elezioni bisogna fare troppe promesse che poi non vengono mai mantenute. Beh, nella politica locale io in realtà invece cambierei poco, perché ne faccio parte, soprattutto da parte quella che effettivamente amministra e ha amministrato anche in passato. Quello che cambierei, mi prendo spunto da Andrea, è che cioè più dovremmo trovare un metodo per far avvicinare più le persone alla politica e alla politica alle persone, ma semplicemente per dialogare e far capire quello che si può fare e quello che non si può fare. Questo lo sposo pienamente. Tre cose che non cambieresti a questo punto? Tre cose che non cambierei della politica di Santa Maria? Sì. La domanda difficile questa. tanto per cominciare non cambierei il mio modo di rapportarmi con i cittadini, perché è un modo chiaro e... Due, non cambierei il paese, perché fondamentalmente questo paese io lo amo così com'è, con i suoi limiti, ma vorrei che fossero cambiati questi limiti. La terza cosa, cambierei il governo della città e vedrei un altro governo di centro-sinistra che governa questa, che amministra questa città. Giustamente. Per me è più facile. Non cambierei il sindaco, non cambierei i consiglieri, non cambierei l'assessore. Ok, perfetto. E tre cose che ti sono piaciute di questa amministrazione? Allora, io di questa amministrazione, insomma, di questa amministrazione che sarà presente attuale. Alessandro, questa domanda non si può ancora fare, perché è troppo giovane, l'amministrazione ha 6 mesi. Fino adesso hanno fatto cose, hanno preso delle scelte, hanno fatto delle scelte che io ho condiviso poco anche in consiglio comunale. Ok. Tre cose che ti sono piaciute di questa amministrazione? In realtà, siccome mi trovo all'interno dell'amministrazione e diciamo dal punto di vista focale sono un po' all'epicentro di quella che è la parte amministrativa, perché il bilancio vede passare un po' tutto, posso dire con molta tranquillità che si sta facendo molto, però è che non si riesce a far vedere nel senso immediato delle cose che devono essere in prospettiva. Perciò sono straconvinto che questi professionisti che ci sono oggi, queste persone che ci sono oggi, sono persone che faranno vedere qualcosa di buono. Ma la cosa più importante è che tutti stanno lavorando, tutti ci stanno mettendo passione e ci stanno mettendo la faccia. Perciò sono strasicuro che uscirà qualcosa di buono.
Ok. Dunque, un politico locale che stimi? Brutta risposta. Non le stimo nessuno. Okay. I locali inteso di comprensorio. Ok. Per un semplice motivo. Nessuno ha dato quello che poteva dare e quei pochi politici del comprensorio che sono emersi a livello nazionale e anche regionale e hanno preso più loro rispetto a quello che hanno dato al territorio. Okay. Quindi non le stimo nessuno. Ok. Io voglio parlare invece della classe politica che c'è oggi qui a Santa Maria, non voglio parlare di classe politica di Ennis, e la mia stima è per Roberto Barrera, la persona che ho scelto per mettermi in politica, per scegliere di scendere in campo e di provare questa tipologia di attività, e grazie a lui che ho scelto di fare politica. Ok, un politico locale invece che non stimate? Che stimiamo un politico? Che non stimate? Ce ne sono due. Però, è una domanda che scotta molto, lo so. Due, ce ne sono due, però mi riservo la facoltà di non dire il nome. Però ti garantisco che ce ne sono due. Questo è. Ok, due, va bene, lasciamo nell'anonimato. A me non me ne voglio di altro, ma penso che di politici, nel senso vero e proprio, ce ne sono veramente pochi. Io non sono un giornalista, logicamente. Perciò perché trovarne uno non ci riesco. Ok, allora, un pregio del tuo collega? Fino adesso il pregio che io ho notato di Emanuele è di essere una persona molto calma e riflessiva. E questo penso che sia una cosa positiva. Anche il consiglio comunale è una persona che non perde mai le staffe e sta sempre calmo sulla sua posizione. Quindi è un grande pregio questo. Ovviamente è un pregio di Andrea. È un lottatore, è una persona che sulle cose ci lavora, non le dice quasi mai a caso. Mi piace perché è uno che è verace. Un difetto. Il difetto di Emanuele è un difetto probabilmente da riscontrare col fatto che sono pochi mesi che fa il consigliere comunale e quindi vorrei che fosse che ascoltasse di più il suo cuore, la sua mente, piuttosto che ascoltare opinioni e considerazioni che gli vengono dall'esterno o dall'entourage che gli gira intorno. Questo è il mio difetto, cioè almeno in questa fase. Andrea non ne ha i difetti, tranne uno molto banale, che quando parla il consiglio comunale non guarda a me. Questo è il difetto che ok. Domanda scottante anche questa. Secondo te il tuo collega ha mai mentito? Allora, ha mentito, o meglio, ha omesso. Ha omesso quando ha approvato la delibera sulla TARES. Lo capisco perché la maggioranza gli ha imposto di approvarla e lui giustamente ha difeso fino all'ultimo questa delibera. Però il Consiglio Comunale ha omesso alcune cose che io puntualmente, sia il Consiglio Comunale che purtroppo anche sui giornali, gli ho fatto presente. E quindi è un'omissione che è stata fatta per difendere questa delibera, la delibera sulla TARES. Sì. Ok. Io sono dell'idea che in genere un buon politico è una persona anche che sa mentire quando serve, ma nella fattispecie in questa delibera non ho né omesso e né mentito. Poi ne parleremo magari un pochino più là, ma in genere è inutile dare delle informazioni che servono per non essere chiari poi nel resto della spiegazione. Perciò bisogna sempre avere la possibilità di poter trasferire nel miglior modo possibile, magari anche omettendo alcune cose che non servono. Semplicemente devi vedere dei pensieri su alcune cose che non sono importanti. Ok, perfetto. Una cosa. Secondo me anche Andrea spesso ha mentito. Alcune sue idee che non c'erano. Ok. Poi, dunque, una cosa invece che il tuo collega ha fatto e che invece avresti voluto fare tu al suo posto, che sia un atto, un gesto, una dichiarazione, qualsiasi cosa. Beh, io ha vissuto più che ha fatto, secondo me, la vittoria in questa tornata elettorale comunale. Per me questa tornata elettorale io avrei preferito essere al posto suo e quindi vincere le elezioni. Le cose non sono andate come devono andare, però riconosco onore ai vincitori, insomma, ecco, questo bisogna dargli atto. Quindi Andrea semplicemente vuole fare il segno di totale, ha fatto 5, 6, 7, questo è l'ottavo anno di consiglio? Forse ne ho fatto un po' di... No, l'ottavo anno di consiglio. Mi auguro di superarlo. Ok, perfetto. Un sogno nel cassetto?
un sogno nel cassetto, un desiderio, un sogno, avere un giorno un bimbo, quindi avere un figlio. Wow. Quindi questo è un desiderio. Bellissimo. Ti posso dire una cosa fantastica. Il mio sogno, oltre a quello materiale, che fortunatamente sono riuscito a risapirlo, è quello di riuscire a vedere un po' di serenità nelle persone, cosa che faccio il mio lavoro e questo aspetto politico mi fa capire che ce n'è veramente poco. L'ultimo libro letto. Allora, l'ultimo libro letto, l'ultimo di Fabio Volo, La strada verso casa. Però ne sto leggendo uno, e ti volevo dire Alessandro, che l'ho comprato da 4 giorni, è la biografia di George Best, giocatore del Manchester United. Mi ha sempre attirato, l'ho trovata in una bancarella a Roma e me la sono preso. Però quando finisco il libro te lo dico. Volentieri, volentieri. Io invece l'ultimo che ho letto è la biografia di sto leggendo la storia di un grande politico italiano che secondo me è stato molto più che un politico, è stato uno statista e forse l'ultimo statista italiano. Ok, ora una domanda un po' più scottante, perché di questi periodi mai fatto uso di stupefacenti in passato? Non ho mai fatto uso di nessun tipo di stupefacente, e questo ti dico Alessandro, se posso dire due parole, me ne vanto perché sono troppo drogato della vita, del piacere di viverla in altri termini, e quindi invito tutti i giovani a non fare uso di queste cose che non servono a niente. Ottimo, bel messaggio. Pienamente d'accordo, mai fatto uso di stupefacenti, assolutamente odio qualsiasi tipo di forma di eccesso, odio il fumo, odio ogni tipo di qualcosa che possa deviare la libertà mentale. E diciamolo, tutte e due non fumate. Nessuno. Ottimo, quindi vi siete mai ubriacati? Almeno questo? Io mi sono ubriacato due volte. Ok. Una volta, mi ricordo tutte e due, perché solamente due. Una volta mi sono ubriacato al matrimonio della mia ex, vero? E la seconda volta alla festa di laurea della mia laurea. Quindi due liberazioni. Ok, per te Emanuele? Beh, io un po' di più in realtà. No, diciamo che da giovane ero un pochino più avevo un pochino più voglia di divertirmi con gli amici, magari si faceva serata. In realtà oggi sono diventato un buon gustare, mi piace bere un buon bicchiere di vino. Perciò l'alcol sempre senza gli eccessi si può anche provare, ma in realtà l'importante è che sia sempre in compagnia, non guidare dove aver bevuto, mi sembra una frase banale, ma in realtà è giusto che sia. È molto importante. I ragazzi di oggi purtroppo trovano libertà mentale su queste cose anche molto giovani, e mi auguro che i miei ragazzi così piccoli non dovranno avere un futuro in cui vivere questi atteggiamenti particolari. I ragazzi giovanissimi che vogliono trovare l'alcol di libertà mentale, sinceramente non condivido. No, assolutamente, anche noi. Dunque, Santa Marinella, la perla del Tirreno o il grande bluff? Allora, la perla del Tirreno non è un bluff. Io ci sono nato in questo territorio e la conosco perfettamente, la amo, ogni volta che manco per un periodo un po' più lungo ne sento la mancanza, è una città che sta dormendo, bisogna risvegliarla, però io penso che può ancora dare tanto per questo paese, bisogna lavorarci, quindi per me non è un bluff. Assolutamente non è un bluff. Santa Marinella è la prima città che nella sua tipicità è unica, per tanti motivi, dal punto di vista morfologico, dal punto di vista del tempo, del clima, dell'aria, della parte ionica, perciò solamente, dobbiamo solamente essere noi pronti a risvegliarlo. Lo è stato in passato, senza ombra di dubbio, più di molte altre città ha vissuto il declino della ricchezza romana, che Santa Marinella era ricca grazie a quello che era la romanità. Dobbiamo essere noi adesso a far diventare la perla del Tirreno rispetto alle persone del posto, non senza più usufruire quelle sono le ricchezze degli altri, ma farla crescere per poi vendere il prodotto Santa Maria agli altri. Ciò sono straconvinto che ci sono le opportunità. In realtà potrebbe sembrare così lontano, così difficile, non è difficilissimo, basta solamente crederci. Però la cosa più importante è non fermarsi al primo obiettivo, perché bisogna guardare un pochino più là del proprio naso, perché i grossi cambiamenti ci possono essere solo se guardiamo un pochino più là. Perfetto. Cambiamo un po' genere di domanda. Dunque, se fossi il Presidente del Consiglio, cosa faresti per uscire dalla crisi oggi? Se fossi Presidente del Consiglio di italiano? Sì, sì. Farei un piano urgente per
incentivare il lavoro, per portare lavoro nelle famiglie e quindi per un piano di sviluppo economico, perché questo paese secondo me potrebbe, l'Italia è un paese che se fosse governato bene potrebbe diventare uno dei paesi più ricchi del mondo, se non il più ricco del mondo, perché abbiamo tutte le capacità, il territorio, gli alimenti, il mangiare, il turismo, tutto, ma non siamo capaci a vendere il nostro paese e riusciamo soltanto a distruggerlo, e questo purtroppo è causa della nostra classe dirigente. Io dico questo, ma se voglio fare una manovra, ok, parliamo non di qualcosa di utopico, ma pensi qualcosa di concreto, basterebbe ben poco per far riprendere l'economia. Oggi una manovra su quella che sono i salari, c'è la possibilità di detassare la parte dipendenti e aumentare quello che è lo stipendio base di quello che è la classe operaria o impiegata italiana, permetterebbe la ripresa economica. Questo perché? Perché la difficoltà reale, vera e propria dal punto di vista economico oggi, è il potere d'acquisto della moneta. Rispetto agli altri paesi europei, l'Italia ha subito fortemente, vedevo un dato qualche giorno fa, che rispetto a quello che è uno stipendio, l'italiano utilizza l'88% di questo stipendio per poter vivere, quando la media europea è intorno al 45%. Che cosa significa? Che prima cosa non abbiamo più possibilità di risparmio, e se la media è l'88% significa che la gran parte delle persone supera di gran lunga il proprio stipendio. Perciò una azione mirata alla possibilità di poter far aumentare gli stipendi, cioè detassando la parte dei salari e aumentando il reddito base, potrebbe risolvere velocemente una difficoltà importante. Ottimo. Se domani mattina fossi il sindaco di Santa Marinella, qual è la prima cosa che faresti? Allora, la prima cosa che farei è pulire subito la città. La città è veramente tanto sporca. E quindi una pulizia straordinaria di tutte le strade, una messa in sicurezza di tutti i cantieri che purtroppo oggi sono aperti, via delle Colonie in primis, e cercherei nel più breve tempo possibile di chiudere tutti i lavori che stanno in piedi di Santa Maiella, che è diventato veramente un cantiere a cielo aperto. Queste sono le due cose che farei subito. E poi inizierei un percorso, una programmazione di rilancio fortissimo di quello che è l'economia di questo paese, partendo dal turismo, dal commercio che sta soffrendo tantissimo. Insomma, inizierei veramente a andare ad aiutare la parte produttiva di questo paese, che purtroppo non stiamo più aiutando. Il commercio oggi a Sant'Ella sta morendo, e se non riparte la vitalità, l'anima del paese, che è l'attività commerciale e turistica di questo paese, non ci sarà più sviluppo per nessuno. Perfetto. Beh, in realtà posso dire che stiamo facendo, logicamente, ma lo stiamo facendo effettivamente, perché sentire Andrea è normale, normalissimo. Oggi il problema reale è quello di creare opportunità lavorativa. Per farla rilanciare noi abbiamo la parte turistica, che è la cosa che sta più agli occhi di tutti, il mare, la nostra costa, le nostre bellezze, che dovremmo perciò riportare alla luce più velocemente. Mi auguro che la questione Castello si risolva assolutamente, perché sarà quello che poi permetterà un veicolo commerciale e culturale di quella che è il nostro territorio. Noi oggi stiamo lavorando per permettere a quelle attività di riprendersi, e soprattutto stiamo creando opportunità. Cosa succede oggi? La maggior parte delle persone vengono a noi e ci chiedono un posto di lavoro. E dico sempre, non siamo l'ufficio di collocamento, mi permetterebbe aiutare tutti, perché non è facile trovare opportunità di lavoro. Noi oggi dobbiamo creare delle opportunità per far sì che ci siano imprenditori giovani che abbiano il coraggio di buttarsi e dare l'opportunità di far lavorare anche gli altri. Questo è quello che stiamo facendo, è quello che dobbiamo fare. Perciò oggi è dare la possibilità alla città di rinascere, di non essere, di non avere quelle piccole invidie che potranno esserci tra i commercianti. Dico sempre, vicino a un negozio di calzatura, di abbigliamento, deve esserci un altro identico a fianco, perché questo porta le persone a comprare. Se ce n'è solo uno, lo isolerà sempre di più. Dobbiamo invogliare il commercio verso quella direzione. Ok, ottimo. Se fossi domani mattina il capo della polizia locale, faresti? Manderei subito un controllo su due questioni fondamentali: uno sugli scarichi abusivi dei fossi, all'interno dei fossi, e due, un controllo più capillare di quello che sono gli scarichi degli inerti delle immondizie su tutto il territorio del paese, perché veramente la città sta subendo un degrado fortissimo anche per l'incuria di molti nostri concittadini che buttano da tutte le parti dove si trovano immondizie. L'altro giorno passavo per Santa Mariella, una macchina, ho preso la targa, ma probabilmente dovrò fare esposto ai vigili, e non è scesa nemmeno dalla macchina, ha soltanto lanciato il sacchetto della immondizia. Questo si sta verificando troppo spesso e troppe volte. Quindi i vigili devono fare un controllo più capillare, perché c'è troppa gente che sta buttando di tutto, di più nelle nostre strade. Assolutamente, nel frattempo.
qua faccio i complimenti al nostro comandante, anzi alla nostra comandante, come sta facendo, come sta svolgendo il suo compito. Quello che chiederei è semplicemente la possibilità di poter ampliare numericamente il numero dei vigili. Purtroppo il tetto della spesa rispetto a quello che è, diciamo, le assunzioni non permette un ampliamento importante, quello che necessiterebbe secondo me la città di Santa. Condivido con Andrea la necessità di andare a combattere, diciamo, la parte verso deturpazione ambientale, tutte quelle persone che effettivamente oggi non curano la propria città, ma bensì gettano ondezza, gettano vari residui ovunque capita. La seconda cosa che farei è un controllo anche sulla parte della viabilità, perché dico sempre, davanti a via Rucellai qualche giorno qualcuno ci rimette, le persone passano a 180 all'ora su una via piccolissima. Perciò la parte, se fossi io il comandante dei vigili, semplicemente perché in realtà noi siamo una città molto fortunata, non necessita un controllo particolare per il resto, diciamo così, non ci sono tanti bambini che magari vanno in giro senza casco, perciò la parte più normale del vigile urbano oggi noi siamo abbastanza fortunati, perciò assolutamente andrei a lavorare su quello che può essere la deturpazione ambientale. Perfetto. Ora, giusto o no, legge Fini Giovanardi che parifica le droghe pesanti con quelle leggere? Sbagliato. Secondo me droga è droga, è sempre droga, leggera o pesante, perciò a questo punto io direi sono d'accordo. Ok, euro come moneta? Favorevole, posso motivarla questa risposta? Certo. Sono favorevole perché oggi uscire dall'euro è impensabile e chi lo dice fa soltanto demagogia. Non abbiamo saputo sfruttare purtroppo i vantaggi che l'euro ci poteva dare, ci ha dato all'inizio e che ci poteva dare nel lungo periodo. Quindi oggi dobbiamo rimettere in carreggiata l'economia per saper sfruttare quello che è l'euro come potenzialità. Euro sì, che io la motivo. In realtà ora vorrei dare una steccatina al nostro amico Andrea, perché in realtà è quello che è la storia del suo partito che ha fatto, secondo me, degli errori radicali importanti del passaggio dell'euro. Il fu ormai Prodi in fase di vendita di quello che era la moneta lira, non ha ben patrimonializzato la moneta. Cambiando la lira a 1936-27 rispetto a quello che era il marco, che era il cambio a quel momento 1-1, lì abbiamo fatto l'errore. Ora, visto che comunque nell'euro ci siamo, e sinceramente sono convinto dovremo rimanerci, ma dovremo cambiare alcune cose, alcune regole importanti, come quelle di dare l'opportunità ad ogni Stato di poter regolare all'interno e stampare moneta, perciò dare circolarità. Questo è quello che dovremo cambiare sostanzialmente, perciò dare l'opportunità di essere un pochino sovrani. Sembra un po' che fa ridere questa cosa, perché è un pochino cosa. Dovremmo comunque dare la possibilità allo Stato di essere sovrano sulla propria moneta. Ok, ottimo. Matrimoni tra gay? Sì, sono favorevole, ma non sono favorevole all'adozione. Quindi per me sì, è una mia scelta, cioè una mia idea personale. Sono favorevole perché si amano, sono due persone che si amano e va bene. Però, quindi al riconoscimento alla coppia sì, ma per quanto riguarda l'adozione sono. Ok. Però è un po' diverso questo, perché il riconoscimento alla coppia è qualcosa che ci sta, io solamente non vado contro le persone che sono omosessuali, e secondo me non ci deve essere il matrimonio è una natura giuridica fatta da un uomo e una donna, è anche un matrimonio religioso da un uomo e una donna, e solo come una donna può concepire e può avere figli, cioè io accetto tranquillamente, naturalmente, quello che è l'identità sessuale, ci mancherebbe altro, ma non la possibilità di avere. Mattarellum, io sono per un sistema elettorale molto simile a quello regionale, dove c'è una lista, c'è un candidato presidente e quindi il candidato premier, una lista di persone che supportano nella circoscrizione nostra, quindi nelle varie circoscrizioni, il premier, ma con le preferenze, e quindi questo per me è il sistema che bisogna reintrodurre nei nostri candidati, per avere un'espressione del territorio e avere un'identificazione del mio voto con un candidato. Similare anche la mia idea, quello che oggi gira il famoso Italia, ma mi vede abbastanza d'accordo. In realtà, secondo me, io ho un'idea che chi deve governare deve per forza aver fatto
fatto una gavetta dal punto di vista di pubblica amministrazione locale, cittadino. Deve essere stato consigliere comunale, deve essere stato assessore e soprattutto deve essere stato sindaco. Solo le persone che hanno fatto amministrazione a livello locale possono capire le difficoltà del territorio. Oggi purtroppo noi ci prendiamo delle direttive a livello governativo di persone che effettivamente si vede che non conoscono la pubblica amministrazione dal punto di vista locale. Perciò per me va benissimo l'Italia, come va benissimo il sistema come l'elezione di sindaco, per quello che sono le preferenze, lì ancora non ho un'idea ben chiara, perché la preferenza è quella che mi piacerebbe di più, perché effettivamente mi fa individuare il soggetto. In realtà in alcune zone d'Italia la preferenza potrebbe essere tranquillamente poi utilizzata per scopi diversi. Non possiamo perciò diversificare l'Italia rispetto a quello che può essere la preferenza, perciò a questo punto forse la parte nominale potrebbe essere un pochino più di preferenza per quanto mi concerne. Perfetto. Case chiuse, giusto o no riaprirle? Io sono stato sempre sostenitore della riapertura delle case chiuse. Purtroppo questa nostra Italia è sempre purtroppo condizionata troppo da dal mondo cattolico che entra nella sfera politica e nella sfera decisionale. Invece oggi lo sappiamo tutti che c'è la Costituzione per le strade e quindi è inutile negarla. Piuttosto che averle sulle strade e sfruttate in un modo così brutto, preferisco invece che vengano riaperte le case chiuse, che hanno un controllo sia dal punto di vista statale e dal punto di vista anche sanitario. E quindi io sono favorevole alla riapertura delle case chiuse. Io sono veramente d'accordo, è un problema sociale reale, basta girare nelle vie delle periferie di Roma e purtroppo per strada ci sono tantissime prostitute. Perciò queste portarle in case chiuse permetterebbe un controllo rispetto a queste ragazze, toglierebbe molto di quello che è quella delinquenza oggi maggiormente dell'est che governa queste ragazze e le sfrutta. Potremmo tranquillamente, diciamo, anche dal punto di vista sanitario, come dice Andrea, controllarle e perché no, alla fine di tutto questo anche una parte finanziaria, fiscale che permetterebbe alle casse dello Stato di poter fare il toledare. Perciò sì, non so quanto possa incidere la Chiesa su questo, che comunque la Chiesa c'è in Italia da molto prima della legge Merlin, perciò spero che qualcuno ci metta mano, siccome è un qualcosa di scottante, in genere i politici quando si tratta di scottante ci stanno ben fuori, mi auguro che prima o poi qualcuno ci metta mano. Ottimo. Tares, giusto o no passarci? Lo ripeto per l'ennesima volta, io sarei rimasto in Tarsu e non avrei appesantito ancora di più le tasse ai nostri concittadini, quindi no. Naturalmente no, anche io, ma non è naturale. Chiunque governa, chiunque è un politico sa che aumentare le tasse non è qualcosa di positivo, però dire che non è giusto e dire che purtroppo siamo stati obbligati è un'altra cosa. Spiego, che logicamente alla fine andiamo a concludere questo concetto. Il 2013, il decreto legislativo l'ultimo del governo Monti, aveva previsto dal 2013 doveva nascere questo nuovo tributo che era Tares. E la differenza sostanziale che c'è tra la vecchia Tares e la Tares era quella che la copertura totale del tributo doveva coprire il costo totale del servizio. Nel caso nostro passava da 3 milioni e 8 a 5 milioni e 100, perciò una differenza importante, qui la crescita importante del tributo. Noi abbiamo proprio il bilancio, se non era a fine settembre, di giunta, dopodiché avremmo dovuto attendere 60 giorni per approvare quello di consiglio comunale che poi andrà alla fine di novembre. I primi di ottobre c'è una direttiva per quanto riguarda la possibilità per i comuni, come nel caso nostro, non ancora proprio il bilancio in fase di consiglio comunale, di poter tornare a Tarso. In quel momento ci siamo fermati a guardare, abbiamo detto quali sono le possibilità ed era semplicemente andare a ricavare circa 1,2 milioni in bilancio per poterla togliere. Bene, lavoriamo per questo. Qualche giorno dopo il governo ci dà un'altra direttiva, che è quella del fondo di solidarietà. Noi, che siamo un comune così considerato ricco perché abbiamo molte seconde case, abbiamo dovuto lasciare sul campo circa 3 milioni di euro, 2 milioni e 700 mila euro, che il nostro comune ha dovuto ridare allo Stato. Perciò in quella fattispecie, il giro della settimana, abbiamo dovuto ricavare 1 milione e 100 e 2 milioni e 7, sono oltre 4, quasi 4 milioni, che il nostro bilancio non poteva rispondere. Perciò io dico questo. Tarsu magari potevamo rimanere a Tarsu, ma purtroppo non è stato possibile, perché la condizione economica non si è trovata. Soprattutto perché nella fattispecie diciamo, i regolamenti tributari sono cambiati, perché sono partito con un'idea, in
infatti abbiamo ridotto l'aliquota IMU seconda casa, era già l'idea di ridurre l'addizionale comunale, e perciò abbiamo avuto un introito inferiore a quel punto, 4 milioni tra 1 milione e 100 e 2 milioni e 7, più oltre 700 mila euro di riduzione sull'IMU, era impossibile tornare indietro. Perciò la motivazione principe è che purtroppo, e l'esempio lo vediamo quotidianamente, chi ci governa non ha ben chiaro che cosa sta accadendo, non lo sanno neanche loro. Ok. Dunque, raccolta differenziata, giusto o no portarla a Viterbo? Giusto o no? Non si può dare una risposta di giusto o no. O a Viterbo o non c'è altro posto dove buttarla, quindi dove portarla. Il problema è un altro, che noi dobbiamo far sì che la raccolta differenziata funzioni nel migliore dei modi, con una raccolta più capillare, con una forza del cittadino che si impegna ancora di più a dividere le immondizie che produce, in modo tale che l'indifferenziato diminuisca talmente tanto che quindi l'impatto che noi andiamo poi a portare in differenza all'interno delle discariche sia più basso possibile. Purtroppo invece questo non si sta verificando, anzi il fatto di aver tassato ancora di più e di avere anche aumentato le tasse comunali ha spinto il cittadino a non praticare più una forte raccolta differenziata, e quindi ci stiamo accorgendo che purtroppo l'indifferenziato sta aumentando, ed è questo una grave cosa, e io invito il consigliere Minghella ad intervenire subito su questa cosa. Anche ringrazio. Allora, Viterbo sì o no, in questo caso non siamo stati obbligati, perché dobbiamo scegliere se portare ad Aprilia o a Viterbo, abbiamo scelto la condizione più economica per noi, quella meno costosa. Ma di questo, sulla differenziata vorrei fare il discorso un pochino più profondo. Mi dispiace che Andrea possa dire che l'aumento delle tasse possa invogliare il cittadino a sboccare di più e fare meno differenziata. C'è una vignetta che girava qualche giorno fa su Facebook in cui un ragazzo passa e butta una carta. Dopo un minuto passa un altro, prende una carta e ne butta un'altra ancora. Comunque passano 5-6 persone e quel ragazzo che ha buttato la prima carta trova un mucchio di immondizia. E dice, noi italiani siamo sporchi, in realtà ognuno di noi deve cominciare a fare il primo passo. E da lì poi andare avanti. Per quanto riguarda la differenziata, si sa ed è risaputo, lo sapevamo, che per poter portare a regime la raccolta differenziale ci vogliono almeno 3 anni. Quest'anno il conferimento e gli scarichi per quanto riguarda l'indifferenziato avrà una riduzione di costo di circa 400.000 euro. Significa già dimezzare l'aumento di quello che è stato Tarsu e Tarsu. Perciò invito i cittadini in realtà di continuare su questa strada. Io sono stato convinto che noi cittadini di Santa Marinella a breve, ma a breve, molto a breve, rispetto a tutto quello che è il comprensorio, l'Alto Lazio, rispetto a solamente qualche piccola cittadina che già fa raccolta differenziata come noi, si toglierà qualche soddisfazione. Perché questo? Perché le direttive europee vanno proprio a colpevolizzare le città che non hanno fatto la raccolta differenziata. Perciò è vero che noi abbiamo pagato un pochino di più perché la differenziata è cominciata prima rispetto ad altri, eppure dovremmo anche parlarne parecchio, ma assolutamente prendiamo dei vantaggi economici molto forti, molto a breve. Scusate il gioco di parlare sul molto, perché è rafforzativo. Perché ad oggi una città che già ha quasi il 60% di raccolta differenziata, questo è un dato tecnico, non è un dato inventato, chi è di quella raccolta differenziata oggi è su gran parte della città, ma il 60% è sulla materia stessa. Perciò noi oggi abbiamo una qualità della raccolta differenziata molto molto alta, perciò questo ci permetterà a breve di una riduzione forte per quanto riguarda il tributo sulla raccolta. Sì. Questi periodi. Dunque, Santa Marinella sì o no? Santa Marinella è pulita? No. Santa Marinella? Certo. Assolutamente, noi come amministrazione oggi stiamo lavorando, ma anche su una mozione votata da tutto il Consiglio Comunale, per andare a far verificare quella parte mancante alla società che oggi si occupa delle pulizie d'estate, per migliorare una parte che effettivamente da questa data abbiamo contrattualizzato l'azienda che deve farlo. Cioè noi dobbiamo solamente controllare che lo faccia, se non lo fa gli andiamo contro, e questo è quello che stiamo facendo. Solo posso staccare. Domanda, posso fare una domanda a Minghella? All'ultimo, che manca, se l'altro abbiamo quasi finito, quindi all'ultimo proprio. No, sei inerente adesso, ci mancherebbe. Inerente alla mozione. Io lo so benissimo, noi siamo promotori di alcune mozioni e interrogazioni sulla GESAM, e so, e lo sappiamo tutti, che alla GESAM sono stati elevati circa 198-197 mila euro di multe. La domanda che vorrei fare al delegato Minghella come responsabile del bilancio è quando abbiamo intenzione di
non pagare il rateo alla GESAM. Okay. Allora, diciamo che in questo momento noi stiamo lavorando nella fase contrattuale di GESAM, contro GESAM. La multa è stata elevata, ma sarà anche stato fatto subito ricorso al TAR. Da quel momento in poi vorrei dirvi che abbiamo bloccato il pagamento a GESAM, perciò ce lo stiamo pagando a GESAM, perché dobbiamo risolvere prima la posizione contrattuale. Perciò è come se già avessero pagato. Noi abbiamo una posizione molto rigida, ma nello stesso tempo vogliamo semplicemente che venga rispettato il contratto. Non abbiamo un partito preso nei confronti di una società o l'altra. Devono essere rispettati i contratti e i soldi dei cittadini che pagano quel contratto. Perciò assolutamente siamo molto molto attenti. Perfetto. Ok. È un buon posto per viverci, Santa Marinella? È un ottimo posto per viverci. Io ho scelto di viverci. Ok. Offre molte occasioni di crescita? Purtroppo in questi ultimi anni non tantissime occasioni per soprattutto per i giovani, e tant'è che ho moltissimi miei amici che sono stati costretti ad andare via, andare anche all'estero per trovare lavoro. Che vi devo dire, io spero che un giorno possa ritornare a Santa Marinella e avere la soddisfazione di poter vivere qui, fare, mettere su famiglia qui e soprattutto lavorare nel mio paese. In realtà purtroppo questo non è un problema esattamente, è un problema a livello nazionale. Ci sono delle idee che l'amministrazione e gli amministratori hanno l'obbligo di far sì che la propria città dia opportunità. Perciò il lavoro principale, come abbiamo detto prima, lo sviluppo è quello di dare la possibilità ai giovani di rimanere e di avere opportunità di crescita. Questo è il lavoro degli amministratori. Ok. Ti senti sicuro in città? Mi sentivo sicuro qualche anno fa di più. Oggi mi sento sicuro un po' meno. E purtroppo ci sono tantissime, la notte soprattutto ci sono troppe persone che vivono in mezzo alla strada, ci sono purtroppo situazioni di alcolizzati purtroppo che vivono a Santa Marinella, non so per quale motivo, ma è aumentato tantissimo persone che bivaccano in mezzo al paese. Io giro tantissimo l'Italia e frequento anche altri piccoli borghi in Toscana, anche in Umbria, nelle Marche, e questa situazione la sto vedendo soltanto a Santa Marinella, e questo è un dispiacere. Io in realtà sinceramente è vero che trovo persone che purtroppo bivaccano soprattutto a Piazza Civecchia, che vogliono porte la notte eccetera eccetera, però in realtà non la vedo drastica come Andrea. Io spesso giro l'Italia per lavoro e posso garantire che la situazione è complicata in tutte le parti d'Italia, ma noi secondo me viviamo in una città molto sicura, moltissimo sicura, perché effettivamente abbiamo un ottimo lavoro dei carabinieri, un ottimo lavoro dei vigili, abbiamo un'attenzione particolare nel sociale, che perciò diciamo lasciano fuori casa poche persone, perciò dobbiamo perdere l'asticella e abbassare l'attenzione su queste cose, ma solamente l'idea è mantenere una città tranquilla. Ok. Hai una bacchetta magica e sai che può fare tre magie, quali faresti? Tre magie ne farei una per tutti gli italiani, quella di azzerare il debito pubblico, che è una zavorra troppo forte che impegna le casse dello Stato per circa 9 miliardi di euro l'anno al mese solo ed esclusivamente per il pagamento di interessi, e questa è una zavorra che in pratica non permette a chiunque va oggi a fare il Presidente del Consiglio di fare qualsiasi tipo di scelta economica, perché ha una zavorra troppo forte. La seconda cosa la farei per Santa Marinella, perché in pratica questa città io l'ho vissuta negli anni 80 e 90 quando ero ancora un ragazzo, ed è una città che dava tantissimo, c'erano tantissime gente di Roma che veniva a vivere qui, passava l'estate iniziava a maggio e finiva a settembre, ottobre, insomma ritornare in quello splendore che era negli anni 80 e addirittura negli anni 60, dove in pratica veniva tutta la borghesia romana qui a vivere a Santa Marinella. La terza cosa invece la farei per i giovani, perché io credo che questa nostra società sta soffrendo tantissimo, sta soffrendo perché non c'è la prospettiva del lavoro, non c'è la prospettiva della sicurezza di poter avere la possibilità di comprarci e di comprarsi casa, la prospettiva di mettere su famiglia, e questo sta rendendo una generazione, la nostra generazione, quella forse un pochino prima di me, molto triste, e questa è una cosa che non voglio. Quindi la bacchetta magica è per ridare un po' di speranza e di sorriso e di contentezza alle nuove generazioni. Beh, bacchetta magica, veramente le banalità del non povertà nel mondo, la pace nel mondo, eccetera, eccetera,
Mi piace il primo argomento di Andrea sul discorso del debito pubblico, in realtà sono convinto che si possa fare effettivamente, lo hanno fatto in passato per realtà più importanti della nostra, per la Germania l'hanno fatto ben due volte, non l'azzeramento ma il dimezzamento al 50% del debito pubblico. Credo che le nostre teste pensanti, come chiamo io, del Parlamento europeo, devono controllare quella che è la parte del Sud Europa, partendo dal Portogallo alla Spagna, fino alla Grecia e di conseguenza dal centro, per ridare la possibilità a queste nazioni di ripartire, perché altrimenti questo debito pubblico non permette in nessun modo di poter ripartire. La seconda è quella di dare l'opportunità a tutte le persone di poter avere un'opportunità, perciò dobbiamo dare ai giovani la possibilità di poter scegliere, di poter studiare, di poter decidere cosa fare. Questo è qualcosa di così banale, ma in realtà è così importante, perché solo dando opportunità poi tutto quanto il resto viene da solo. La terza cosa è molto molto più banale, molto più semplice, verso i miei figli, pensare che possano avere una vita bella. Giustamente da allora parte. Andrea, un'azione per rilanciare il turismo e l'economia in città, cosa faresti? Allora, io inviterei oggi tutti gli operatori che sono sul nostro territorio, quindi gli albergatori, i pochi che ci sono, tutte le società che oggi operano nel campo turistico a Santa Mariella, inviterei gli stabilimenti balneari, inviterei i commercianti. Io oggi farei una riunione quadro per capire quali sono le esigenze per far ripartire questo paese. Snellire la burocrazia è una cosa che bisogna fare subito. Inizierei ad attivare tutte le forze che stanno sul territorio per incrementare le manifestazioni estive, attirare i più giovani possibili, riattivare quello che è la città dello sport, perché oggi Santa Maiella, il cittadino che viene, il turista che viene a Santa Maiella non deve avere un attimo deve essere occupato su tutti i fronti, culturale, sportivo, mare, montagna, colline. Soltanto così riesce a rivendere il nostro pacchetto su tutte le persone che possono ritornare a Santa Maiella, quindi i romani e quant'altro. Cioè dobbiamo rivitalizzare la città, soltanto così possiamo ricreare occupazione e rifar ritornare il turismo a Santa Maiella, secondo me. Noi siamo fortunati, noi viviamo in una città che ha tutto. Andrea ha appena accennato monti, mari, effettivamente noi abbiamo la possibilità di poter far partire ogni tipo di turismo, che può essere il turismo della famiglia che viene semplicemente d'estate per portare i bambini al mare, i giovani, perché Santa Sera si presta un pochino di più per la parte giovanile con la spiaggia più ampia, ma dobbiamo solamente dare e abituare la parte delle attività, degli albergatori, i commercianti, gli stessi stabilimenti, ad avere una mentalità più turistica. Questa è qualcosa che avviene un po' di tempo, ma bisogna avere coraggio, io sono stato convinto che possiamo farlo, perciò cambiare mentalità. Ok. Allora, sappiamo che in città ci sono circa, questo è un dato insomma X, però insomma sappiamo che ci sono circa 700 famiglie con grossi difficoltà economiche in questo momento. Che cosa si potrebbe fare per aiutarle? Vabbè, c'è un fatto fondamentale. Noi abbiamo un ufficio dei servizi sociali a Santa Mariella, che è un ufficio gestito da personale molto qualificato. Purtroppo le risorse calano sempre di più e quindi il comune come ente singolo può intervenire sempre in modo parziale. Come si risolve il problema delle 700 famiglie che stanno in difficoltà? Creando delle opportunità. Le opportunità come si creano? Soltanto creando il lavoro. Quindi oggi l'iniziativa che bisogna portare avanti, che spero che porti avanti l'amministrazione e quindi anche il mio collega Minghella, è quello di creare il lavoro. Solo esclusivamente dando lavoro tu puoi togliere puoi allontanare dalla povertà queste 700 persone, queste 700 famiglie, perché oggi se tu pensi che a Sant'Agata c'è un piccolo paese, 700 famiglie in difficoltà, tu immagina a scala nazionale, soltanto creando un'opportunità tu riesci a risolvere. Se tu oggi soltanto con l'assistenzialismo non si può soltanto con l'assistenzialismo risolvere il problema di queste persone che stanno in difficoltà. Beh, io purtroppo sono un po' di più di 700 e questo è un dato che purtroppo va a crescere proprio perché il problema reale è il lavoro, perciò tutto va alla base lì, è creare opportunità per far trovare lavoro a queste famiglie. Noi ci lavoriamo intensamente, l'ufficio dei servizi sociali, il nostro assessore, sono persone molto molto attente, tutto il bilancio segue la linea per poter trovare risorse per queste persone, però non dobbiamo solamente dimenticarci che
creare lavoro è solamente la via d'uscita per poter togliere le difficoltà che si fanno. Il lavoro, la parola base è questa, perciò non dobbiamo assolutamente non far mancare nulla, essere attenti. Io, per esempio, ho detto una banalità, togliamo il nome politica sociale o sociale, perché molte persone si vergognano ad andare all'ufficio per poter chiedere un po' di aiuto. Dico assolutamente una cosa normalissima, molte persone lo fanno. Invito chi ha necessità a venire presso i nostri uffici, perché cerchiamo di aiutare il più possibile, però non voglio vedere solamente persone che se, diciamo, fanno un pochino di furbi, e purtroppo abbiamo anche questo. Ma assolutamente, noi abbiamo un ufficio che è veramente molto molto preparato. Ottimo, perfetto. Cosa fai ogni giorno per migliorare te stesso? Cerco di rispettare un principio fondamentale, che è quello di non fare agli altri quello che non vuoi che fanno te. Quindi già soltanto questo per me è un comportamento che cerco di portare avanti tutti i giorni. Ottimo. Ma io sinceramente per migliorare me stesso studio veramente tanto. Ogni giorno, ogni cosa che incontro, perché io vengo dal mondo del privato, la pubblica amministrazione è una cosa molto molto più complicata del privato, pensavo direttamente. Perciò studio per migliorare me stesso. Ottimo. Secondo te chi sarà il prossimo premier in Italia? Lo stanno facendo in questo momento Renzi. Penso Renzi. Ok. Credo anch'io Matteo Renzi, in realtà questa sera sono tutte le consultazioni, cioè di conseguenza domani o dopodomani ci troviamo. Ok. Perché votarti? Perché sono una persona seria che si impegna tantissimo, non ha interessi economici di nessun genere. E quindi penso che sono una garanzia per i cittadini. Votarmi perché è ora di fare la fine con le promesse, bisogna essere concreti, bisogna fare. Non sono una guida del chiedere il voto, ma credo che la necessità di essere concreti oggi è la differenza. Ok. Fai un augurio al tuo collega. Ti auguro di poter svolgere il tuo compito di consigliere comunale delegato al bilancio nel migliore dei modi. E se qualche volta ascolti i miei consigli sarebbe meglio. Il mio compito di Andrea è quello di un giorno, fra 30 anni forse sarai in maggioranza. Ok. Allora, andresti mai a cena con Emanuele? Sì, andrei a cena con Emanuele perché a pelle penso che sia un bravo ragazzo. Assolutamente sì. Ok. Salutatevi da persone civili. In bocca al lupo. E d'ora salutatevi come fanno i ragazzi di Santa Marinella. Bella raga. Bene, detto questo, l'intervista è conclusa. Grazie a voi della disponibilità. A presto. Grazie a voi.